la situazione non va assolutamente sopravvalutata. Noi abbiamo in questo momento comunque una bassissima circolazione del Covid e siamo una delle poche regioni che può sequenziare molto rapidamente, anche in urgenza, i ceppi che vengono man mano riscontrati. Allora, qual è il problema? È che nella nostra regione abbiamo avuto due, tre nuclei di importazione della variante Delta piuttosto ampli, che hanno fatto salire, diciamo, l'R0, cioè il tasso di trasmissione, molto rapidamente. Cioè il gruppo di persone che è tornato in provincia di Chieti dall'Egitto e i simili esempi che si sono verificati negli altri focolai hanno determinato una rapida concentrazione di contagi che fa molta impressione. Noi poi li abbiamo potuti sequenziare molto rapidamente, determinando questo tipo di evidenza. Ora, quindi questo va detto per evitare eccessivi allarmismi. Il problema fondamentale però è che dobbiamo leggere in questo dato non è tanto un problema Abruzzo, ma è che, come avevamo detto più volte, la nostra osservazione, la nostra capacità di vigilanza deve essere molto alta in questa fase in cui si riaprono le frontiere, il virus può entrare su più focolai anche abbastanza rapidamente. E noi abbiamo una frazione di popolazione ancora non protetta dalla doppia dose pari a circa il 50%. Quindi dobbiamo assolutamente mantenere molto alta la guardia e colgo l'occasione per ribadire che l'uso della mascherina è stato attenuato come diciamo, indicazione cogente all'aperto, ma non assolutamente nei locali chiusi. Cioè dobbiamo mantenere alta la guardia perché tra 3 mesi i rischi legati a una nuova diffusione della circolazione del virus saranno molto molto contenuti dalla doppia vaccinazione, però dobbiamo prendercelo questo tempo. Se noi nei locali chiusi cominciamo a dire entro dal tabaccaio per un attimo, non mi metto la mascherina, vado a prendere un bicchiere d'acqua al bar, non serve che mi metta la mascherina, vado a fare un servizio in un negozio e costringo il negoziante a richiamarmi all'uso della mascherina, non andiamo lontano. Cioè noi dobbiamo avere la coscienza che all'aria aperta, in zone ventilate, al sole, se c'è una diffusione del virus, gli ultravioletti e il vento ci aiutano insieme al distanziamento. Ma nei luoghi chiusi, la variante Delta ha una diffusività che è quasi 4 volte superiore a quella della variante inglese, che aveva mandato in tilt il nostro sistema di controllo messo e commisurato sul tasso di contagiosità della prima variante di Wuhan. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché se arriva una variante inglese e se arriva una variante indiana in una zona dove si fa una festa senza rispetto delle giuste misure di distanziamento in un luogo chiuso, senza mascherine, ci sono 500 persone, la metà si può infettare. Quindi dobbiamo assolutamente, assolutamente mantenere un criterio nella nostra testa.